arrivati al nostro nuovo appuntamento con Tikva. Anche oggi i nostri intrecci sono pronti ad accompagnarvi per incontrare nuove storie di speranza. La prima ci parla di Francesco Pio. Francesco Pio è un bimbo di Villa Ricche in provincia di Napoli che nella sofferenza della malattia ha trovato conforto e forza nella Madonna. Una fede inspiegabile per un piccolo di soli 4 anni che ha affrontato un duro calvario col sorriso sulle labbra, un rosario sempre tra le mani e lo sguardo rivolto a Maria. Sono passati 5 anni dalla sua morte, anni in cui sono successe cose incredibili, miracoli. Tutto è stato raccolto in un grande fascicolo sottoposto alla diocesi per verificare la possibilità di avviare il processo di beatificazione. Iniziò ad accusare dei dolori nella gamba. Passarono i mesi, ma il dolore persisteva. E poi arrivò il momento in cui lui iniziò a non riuscire più a camminare. Fu questo il primo campanello d'allarme, da cui inizia un lungo calvario. Subito iniziarono i primi accertamenti. La diagnosi fu devastante. Aveva un tumore nella colonna vertebrale di quasi 15 centimetri. Subito il bambino venne sottoposto ad un delicato intervento. Riuscì insomma a superare bene la notte e ce lo portarono in camera. Io stringevo fra le mani un rosario di Medjugorje perché io ero credente ma molto poco praticante. Lui infilò la mano fra le sbarre del lettino, si prese questo rosario e disse: questo adesso è mio. Quel rosario l'ha accompagnato per tutto il percorso della malattia. Purtroppo le cose si aggravarono e siamo partiti per Genova. Quando siamo arrivati a Genova i dottori rimasero un po' sconvolti per la situazione di Francesco. Quando aveva i dolori forti alzava gli occhi al cielo e faceva: Gesù, dove sei? Gesù, aiutami. Nel bambino subito viva la presenza di una donna che ha sempre chiamato l'altra mamma con lui in ogni momento, in ogni intervento, in ogni esame. E lui disse: mamma, ma che ti pensi tu? Sul lettino con me e con te c'era anche l'altra mamma. E mi ha accarezzato e mi ha detto: Francesco, non ti preoccupare, tu starei bene. Quando capimmo che era la Madonna, iniziamo a fargli vedere delle immagini per capire chi era l'altra mamma. E quando vide la Madonna di Medjugorje disse: è lei, ecco la mia mamma. Il legame che ha avuto con quella corona non è un legame così semplice. Per lui invece era un segno tangibile della carezza di Maria, della Madonna che gli stava accanto. Le condizioni peggiorarono, Francesco sapeva che stava succedendo qualcosa. Io da mamma quello che volevo di più è che lui non soffrisse. Signore, ti prego, chiamala a te. La sera prima Francesco mi salutò, lui prese il mio viso fra le mani e mi disse, lui avvicinò al mio viso: mamma, il mio respiro è il tuo respiro. Il tuo respiro è il mio respiro, io ti amo mamma, noi siamo sposati, è vero mamma, noi siamo sposati per sempre. E mi diede un bacio. Lui mi ha lasciato quel respiro che oggi mi fa vivere e non sopravvivere alla morte di mio figlio. Io tutto il tempo ho parlato con mio figlio, l'ho odorato dalla testa fino ai piedi. Ho incanalato dentro di me tutto il suo profumo. Ho preso le sue mani, le ho strette sul mio cuore. È il momento in cui il dottore ha detto vicino a me: mamma, ci siamo. Io ho preso la mano di mio figlio, l'ho passata sui miei occhi e ho detto: guarda, Franci, mamma è forte, mamma non piange. Adesso te ne devi andare, vai a giocare con gli angeli. Dopo 2 minuti Francesco è nato al cielo. Dopo la morte di Francesco ci sono stati tanti segnali ed è così che è stato redatto un faldone di grazie e testimonianze. E grazie che stanno accadendo. E infatti abbiamo fatto questa raccolta, dopo i 5 anni dalla morte inizia il processo in curia, per il processo diocesano per
proprio per concretizzare e analizzare tutti questi segni e vedere se effettivamente sono segni straordinari che possono aprire il processo canonico e dunque la canonizzazione del piccolo Francesco Pio. Il rosario è fondamentale, pensate che quando è stato riesumato del corpicino è rimasto poco perché era in un luogo molto umido dove era stato seppellito, ma intatta è uscita immediatamente la corona del rosario poggiata sulla parte delle mani. E ora dalla Campania ci spostiamo al Veneto. Con il prossimo servizio entriamo alla casa di accoglienza del Samaritano di Verona, gestita dalla Caritas, dove c'è stato un pranzo speciale a cui è seguita l'inaugurazione all'ex CUM San Massimo del centro di accoglienza collettiva che ospiterà 30 migranti. È stato inaugurato il centro collettivo di accoglienza Madonna di Guadalupe per 30 migranti. Abdul Rahman saluta tutti con il suo italiano imparato 4 mesi fa, a 22 anni, due dei quali impiegati per arrivare in Italia dal Burkina Faso. Presenti anche i ragazzi del centro pastorale adolescenti e giovani che ha sempre sede nell'ex CUM di San Massimo. Devo dire che è un'ottima opportunità un po' per tutti, perché questa parte dell'edificio nell'ultimo periodo è sempre stata meno utilizzata e quindi è molto bello il fatto di riuscire a metterla a disposizione di qualcuno che sicuramente ne ha più bisogno di noi. E poi sicuramente poi magari sarà bello anche condividere qualcosa e anche semplicemente condividere le nostre storie, le nostre vite. L'accoglienza collettiva per noi è importante sia all'interno di un sistema, di una filiera. Noi non abbiamo mai creduto come Caritas ai grandi numeri tutti insieme, ma è l'accoglienza diffusa, i piccoli numeri distribuite sulle varie realtà della diocesi, le parrocchie stanno accogliendo, ci sono 30 parrocchie che accolgono ognuna 2, 3, 4 persone che arrivano dal mondo, così dal mondo lontano. Ecco. E il centro collettivo diventa il punto di partenza per l'accoglienza diffusa, quindi va bene aumentare i numeri ma sempre in funzione di dire trasferiamo il prima possibile sul territorio perché è là che succede la vera integrazione. Poche ore prima al Samaritano, in quartiere Zai, si è tenuto un pranzo di condivisione. Autorità cittadine e militari, vescovo, sindaco, prefetto, fianco a fianco dei poveri accolti dalla casa di accoglienza gestita dalla Caritas. Cos'è la cosa più bella che ti fa sentire bene qua? Essere sfronato, proprio dalle tante persone. È una forzatura, cioè vieni forzato, non puoi stare nel tuo cuccetto comodo. Essere samaritano vuol dire essere ospitato per le persone come me che sono senza fissa dimora. Io qui sono da luglio di quest'anno e in un contesto dove non posso che trovarmi bene. Menù sopraffino e cucinato in squadra, ai fornelli il questore Massucci e i suoi collaboratori per preparare un pasto fatto con ingredienti speciali. E innanzitutto grande attenzione, come ci condividiamo sempre con i miei collaboratori, cucinare è un atto d'amore, è quello che vogliamo fare oggi nel nostro tempo libero, in una giornata di festa ci siamo dedicati a questo impegno. La giornata dei poveri concentra l'attenzione sulle persone che vivono condizioni di fragilità particolari, con la convinzione appunto che tutti prima o poi, presto o tardi, sperimentiamo la necessità di essere aiutati e di avere lo sguardo rivolto su di noi. Se vi dico Zampano, Gelsomina, il Matto, sì, sono proprio loro i personaggi protagonisti della strada di Federico Fellini. Sono stati compagni speciali in un percorso a favore della lotta alla povertà educativa che ha visto coinvolti gli alunni della scuola Montessori di Rimini, che hanno inventato storie, disegnato sogni e trasformato la loro classe in un vero e proprio set cinematografico, fino a creare un albo che diventerà un patrimonio per tanti altri bimbi desiderosi di intraprendere un bel viaggio.
Gelsomina, Zampanò e le atmosfere fellignane del film La Strada hanno accompagnato in questi 3 anni i bambini della scuola primaria Montessori di Rimini alla scoperta del patrimonio culturale della città. Oltre 2000 i bambini coinvolti nell'ambito di un progetto di contrasto alla povertà educativa per promuovere la cultura e la conoscenza dei patrimoni locali, un progetto nazionale che ha invitato i bambini e le famiglie a conoscere e visitare i musei delle città. Una delle azioni molto importanti del progetto è stata l'azione di promozione della fruizione culturale. Sono state coinvolte molte classi in questa azione, è stato elaborato un percorso sul magico mondo di Federico Fellini al quale i ragazzi, i bambini hanno preso parte e nell'arco dell'ultimo anno scolastico hanno elaborato un albo guida che potrà essere ritirato da tutti coloro che hanno partecipato al progetto recandosi al Museo Fellini di Rimini. Questo progetto ha visto coinvolte 18 classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado di Rimini. È un progetto che ha visto degli incontri in classe e dei laboratori. Abbiamo anche realizzato un film insieme con ogni classe, una scena tratta dalla strada di Fellini. Siamo poi andati in museo a scoprire tutto il mondo di Fellini e tutto questo lavoro poi è confluito nella realizzazione di un albo illustrato dove i disegni e le storie dei bambini sono state miscelate nella realizzazione appunto di una storia unica, magica, in cui Gelsomina e il suo tamburo magico prendono vita e ci portano in dei mondi sognanti e meravigliosi. Non tutti conoscevano Fellini e il lavoro è stato non tanto far conoscere Fellini, ma quanto renderlo un amico, renderlo qualcuno di familiare, vicino ai bambini, e così è stato. Ora La Strada non è più un film di Fellini, ma è un film dei bambini che hanno fatto questo percorso, è il loro film, così lo chiamano. Devo dire che le mie 2 classi, che lo scorso anno quando hanno partecipato al progetto erano 2/3, sono state molto ma molto contente, non immaginavo si appassionassero così tanto a Federico Fellini, che noi più adulti conosciamo molto bene, che magari credevo fosse lontano dai bambini. Invece si sono appassionati, hanno guardato e riguardato più volte il film e l'esperienza è stata molto bella perché li ha aiutati alla collaborazione. Diciamo che già dalla 3ª i bambini riescono molto di più a essere tra loro collaborativi e come posso dire, a lavorare insieme, e questo è stato proprio il risultato, insomma. Si sono divertiti tantissimo, hanno lavorato a casa, a scuola, e c'è stata veramente un'unione che li ha portati ad un ottimo risultato. È stata un'esperienza piacevole che mi auguro di ripetere. L'approfondimento di oggi di TICVA ci porta in Sicilia per conoscere la realtà di Molti Volti, una cooperativa sociale nel cuore di Palermo che promuove l'inclusione e la cooperazione tra diverse culture. Tra i tanti progetti c'è quello di Barconi o Barconi, una gelateria sociale gestita da migranti. Il nome, lo avete inteso, rimanda ai barconi, spesso vere e proprie carrette del mare che attraversano il Mediterraneo con persone alla ricerca di salvezza. Oggi vi raccontiamo della realtà Molti Volti. Ci troviamo nel cuore del centro storico di Palermo. Molti Volti è un'impresa sociale che promuove l'inclusione nel vero senso della parola, e vi faremo conoscere Malik, che in questo momento è alla guida della gelateria sociale che si chiama Barconi. Molti Volti è un'impresa sociale, quindi è un'impresa no profit. Ed è un ristorante co-working che opera all'interno del quartiere Ballarò, vicino al mercato storico, ed è presente, è stata fondata nell'aprile del 2014, quindi quasi 10 anni,
Ed è il nome molti volte già dice, ha in sé tante informazioni, intanto che non sono l'unico socio fondatore, ma siamo tanti che abbiamo creato questo posto, e sono tante persone che provengono da paesi diversi, perché per noi la diversità umana è un valore, per noi il fatto che questa gente arrivi qui ha un valore assoluto, perché dà più soluzioni a problemi, porta un nuovo punto di vista, porta delle ricchezze culturali, delle ricchezze umane che per noi sono fondamentali per la riuscita di questo progetto. Questo progetto è un progetto di comunità, perché per noi la costruzione di una comunità insieme a questi ragazzi che arrivano è la base fondante di una nuova società che vogliamo. Per noi le persone devono potersi spostare non perché hanno bisogno, e chiaramente glielo riconosciamo, ma perché ne hanno diritto, in quanto appartenenti, diciamo, agli esseri umani. Le persone senza lavoro non hanno diritti, non hanno voce. Abbiamo in questo momento 38 dipendenti, chiaramente ne sono passati tanti altri qui che hanno iniziato il loro percorso di vita e poi l'hanno continuato in altre strade, però fondamentalmente la maggior parte di loro provengono da percorsi di tirocini, di stage, dalle comunità di migranti, imparano qui con noi un lavoro e poi, se il caso, rimangono. Molti di loro sono rimasti. Sono tanti i progetti, molti sono stati avviati, uno di questi è Barconi, una gelateria sociale gestita da migranti. Ha raccolto successo? Funziona bene? È un progetto di inclusione socio-lavorativa dedicato a migranti, però con la differenza che questi ragazzi vengono preparati per diventare imprenditori, non per diventare dipendenti. Che te ne occupi tu personalmente? Sì, io ci lavoro come il responsabile. Partendo anche da Barconi, parliamo prima della parola Barconi, che non è casuale ovviamente, quindi può essere un bar che vende i coni di gelato, quindi Barconi, ma può anche essere Barconi, che sono i barconi che arrivano dalla Libia attraverso il mare. Non vendiamo solo i gelati, ma raccontiamo anche una realtà che è quasi invisibile. Quindi cerchiamo di renderlo al pubblico, ma cerchiamo anche di renderlo più visibile. Infatti, se vedi là, c'è scritto non è solo un cono. È vero, perché barconi, mettiamole tra, per esempio, i barconi, le persone che arrivano con i barconi sono quasi invisibili, sono quasi sottovalutate e sono quasi delle persone che non hanno dei diritti, perché uno, credo che abbiamo tutti il diritto di spostamento, abbiamo tutti il diritto di lavorare, abbiamo tutti il diritto di scegliere anche dove vivere, però questo diritto per alcuni di noi è negato. Quindi noi qua, come molti volti, cerchiamo di rendere questo diritto pari per tutti. Malik, tu sei arrivato in Sicilia su un barcone, proprio uno di quei barconi che ha attraversato il Mediterraneo. Sì, io ho attraversato il mare con proprio un barcone, che, diciamo, in un momento ero totalmente disperato. Uno, perché avevo mal di mare, quindi vomitavo di continuo, e in più, fino ad un certo punto non pensavo di farcela. Arrivando qua e lavorare in un posto che si chiama Barconi, per me è stato come spostare dal negativo al positivo, quindi dalla disperazione alla speranza. Oggi TICVA è giunto al termine, ma i nostri intrecci di speranza tornano la settimana prossima. Vi aspettiamo!